eccomi qua, io sono Moni e oggi siamo qui per fare un mega scherzo a Sofì. Eh sì, perché questo è un video vendetta. Per chi non l'avesse visto, vi lascio qui di fianco il video dove Sofì mi ha trollata e mi ha fatto credere di aver perso la memoria e mi sono spaventata tantissimo, e anche la nonna Rosy, e quindi mi devo assolutamente vendicare. E quale scherzo migliore se non farle credere che i suoi youtuber preferiti, i Pantellas, lo scrivono un messaggio? Benissimo, questo è il video per vedere che cosa succederà, perché io, mamma Moni, mi fingerò loro e le scriverò dei messaggi tramite cellulare al suo WhatsApp. Se volete vedere questo scherzo e soprattutto la reazione di Sofì, lasciate subito un bel like, iscrivetevi, cliccate la campanella e proseguiamo! Per uno scherzo come si deve bisogna avere tutta la situazione sotto controllo, quindi io devo sapere esattamente che cosa sta facendo, anzi devo poterla spiare, ed è per questo che ho piazzato delle telecamere di sicurezza nella sua cameretta quando lei non se n'è accorta. Quindi lei adesso di là e vediamo subito che cosa sta facendo. Posso controllarla direttamente dal mio computer. Ecco qua, vedo che Sofì è in camera sua e sta spostando libri qua e là, perché, ecco sì, sta facendo lo zaino di scuola per domani. Perfetto, è il momento giusto per agire. Allora, innanzitutto io ho creato un account fake con il nome Pantellas al posto dei il Pantellas, ma non credo che se ne accorgerà, in modo tale che quando le manderò messaggi tramite il mio computer WhatsApp che ho installato qui, lei lo riceverà sul suo cellulare e crederà che siano loro a scriverle. Dalla telecamera nascosta potrò vedere subito la sua reazione. Iniziamo con lo scherzo. Adesso le scrivo: ehi là, Sofì. E adesso aspettiamo e vediamo se ci risponde. Ho finito la cartella. Chi è che mi ha scritto? Cosa? No! Ma è possibile! Cosa? No! I Pantellas? No, non è possibile! Non è possibile! Mamma! No! Mamma, vieni! E Stritas mi sta chiamando Sofì! Tutto procede per il meglio? Andiamo? No, non ci credo! Ma è impossibile! Eccomi! E cosa c'è, Sofì? Guarda, i Pantellas mi hanno scritto! I Pantellas, fa vedere! Sono di WhatsApp! I Pantellas, ma come fanno ad avere il tuo numero? Non lo so, ma non è che fake, qualcuno mi sta trollando! Fammi vedere! No, 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 c'è scritto Pantellas, poi quella è la loro foto sicuramente di profilo, questo è il loro profilo privato, perché io sì, avevo visto su YouTube che loro hanno proprio questa foto qua, sono loro, sicuro. Sicura? Sì. Questa? Sì, questa foto qua. E quindi ora che cos'è che faccio? Senti, vado un attimo di là, adesso torno, okay. Tu intanto vedi se ti scrivono ancora e vado un attimo di là. Devo rispondere? Sì, rispondi. Ok. E Strillitas, Sofì ci sta cascando, anche se non è ancora del tutto convinta. Ma allora adesso andiamo a vedere che cosa scriverà i Pantellas, che poi sono io. Vediamo. Allora adesso gli scrivo... Ok, sì. Ciao, ma... siete davvero Daniel, il
ecco, è arrivata la sua risposta. Ciao, siete davvero Daniel e Jacopo? Oh mamma mia! Ah, bellissimo vedere la sua reazione. Così impari, Sofia, a farmi gli scherzi. Allora, come potrei rispondere se fossi Pantellas? Ma certo, le scrivo. Che domande, ovvio. E poi le scrivo anche... Ecco fatto! E adesso gustiamoci la sua reaction. Intendono Sofì dei me contro te o ce ne sono molte di Sofì e Sofì? E se non sono io? Gli scrivo. Ma di quale canale YouTube intendete? Aspetto! Ho paura che io non sia... Ho paura che io non sia quella che stiano cercando. Ecco, ha scritto: ma di quale canale YouTube intendete? E di quale canale YouTube? Qui il gioco si fa interessante. Allora, Sofì chiaramente ha dei dubbi. Ma quindi dire sì, siamo noi, Pantella, sarebbe troppo facile e sospetto. Forse dovrei più... far finta di dire, beh, se non ti interessa allora non ti scrivo più. Quindi potremmo dire che forse abbiamo sbagliato canale YouTube perché pensavamo che lei fosse Sofì delle Las Lunas, ma se non sei tu allora scriveremo qualcun altro. Vediamo che cosa risponde. Allora, beh, forse abbiamo sbagliato. Pensavamo fossi Sofì delle Las Lunas. Ecco fatto! Mi hanno risposto! Beh, forse abbiamo sbagliato. Pensavamo fossi Sofì delle Las Lunas! Ma sì, certo che sono io! Beh, non ho capito la parte della baby youtuber, però va bene. Quindi... non hanno sbagliato! Stavano cercando proprio me! Non un'altra Sofì! Che bello! Allora scrivo: sì, sì, sono io! Sofì Las Lunas! Ma perché mi scrivete? Ok, fatto! Ciao Estreitas! La mia vita è la sirena! Direttamente in libreria oppure puoi preordinarlo su Amazon! Link in descrizione. Besitos! Ecco, Sofì vuole sapere perché mi scrivete. Sofì, non sai con chi hai a che fare. Tua madre è molto furba e mi sto vendicando dello scherzetto che mi hai fatto. Quindi adesso ti farò credere che i Pantellas vogliono te per un progetto importante. Ti potrei scrivere per andare ad assistere a uno dei video? Ma no, per partecipare ad un video. Questo sì che la farà impazzire. Scriviamo subito il messaggio. Ci scriviamo per una proposta. Vediamo cosa dice. Anzi, adesso vado subito di là a vedere e faccio un po' finta di non sapere nulla, così non avrà sospetti. Ci stiamo scrivendo per una proposta. Stiamo cercando bambine della tua età per un progetto video. Cosa? No, è possibile! Mi vogliono per i loro video! Cosa? No, 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 no! Mamma, mamma, vieni! Vieni! È una cosa molto importante! No, dai!
sono occupata che sto facendo delle cose. Ascoltami, ascoltami, mi hanno scritto. Ti scriviamo per una proposta. Stiamo cercando bambini della tua età per un progetto video. Wow, Sofì, ma ti rendi conto questo? Sì! Sofì, Sofì, vieni qua. Vieni qua. Ti rendi conto questo? Sei qua, sei qua, sei qua. Sei qua. Ti rendi conto, Sofì? Sofì, stai bene? No. Ti rendi conto questo che cosa vuol dire? Cosa? Che anche il nostro canale YouTube, Las Lunas, cioè se tu vai, ti chiamano i Pantellas, ma ti rendi conto che cosa vuol dire? È una cosa stratosferica. Sì, sì, cioè sì, non è che chiamano sì, tutti, eh? Vuol dire che ti hanno notata, Sofì, ti rendi conto? Che sei una bambina molto brava, molto carina per essere stata chiamata dai Pantellas. E quindi che cosa scrivo? E beh, chiedigli che progetto, che cosa hanno in serbo per te, chissà che cosa vogliono. Che progetto? Quali video? Eh sì, brava, scrivi. Aspetta. Pensa bene a cosa scrivere. Allora, Sofì, scrivo io, decido io cosa rispondere. No, mamma, voglio scrivere io perché me l'hanno chiesto a me. Sì, però Sofì, innanzitutto stai qui che stai un po' più comoda. Sì. E Sofì, capisci che è molto importante. Perché mi tieni la testa? No, niente. Volevo dirti, è molto importante come tu risponderai, perché se rispondi male, magari poi scelgono un'altra bambina di un altro canale, capisci? Oh no, devo rispondere bene. Mamma, mi metti ansia. Vai di là, poi ti chiamo. Ok, ti lascio da sola. Sì. Poi dopo mi chiami, mi dici cosa ti rispondono. Sì. Rieccomi. Sta andando tutto liscio. Allora, Sofì ci sta credendo alla grandissima, è agitatissima, non sa cosa rispondere perché verrà presa dai Pantellas per un video. E allora adesso vediamo che cosa mi risponde. Dai, Sofì! Fa troppo caldo! Sarà per l'emozione, ma tra tutte le persone che c'erano di YouTuber hanno scelto proprio me! No, vabbè! Allora, adesso rispondo. Che progetto? Poi, quale video? E poi devo far capire che sono un po' emozionata, quindi... Sono curiosissima! Ma andato! Vediamo che cosa mi rispondono! Mi hanno risposto! Prima vediamo se sei una vera fan. Ma certo! Come si chiama la mamma di Daniel? Beh, ovviamente mamma Satana. Inviato. Cosa? Allora, aspetta. Prima innanzitutto hanno scritto brava. Allora possiamo dirtelo. E poi vogliamo fare dei video scuola come quelli del College Las Lunas. No, vabbè, troppo questo. Penso di sentirmi male. Quindi hanno visto i nostri video? No, vabbè, ma qua devo chiamare mamma Moni, cioè... Mamma Moni, vieni, una cosa molto importante! Mi ha chiamata, c'è cascata! Eccomi! Cosa c'è? Leggi! C'è? Ti è piaciuto il College Las Lunas? E ce li vogliono pure copiare. Senti, ma sì, ci vogliono copiare i video. Ti sono talmente piaciuti, secondo me. Vabbè, ma quelli del College Las Lunas piacciono a tutti. Infatti. Senti una cosa. Di là? No, niente.
ti dicevo, piacciono a tutti. Senti, Sofì, ma gli vogliamo scrivere che cosa dovresti fare tu? Scrivo, cosa scrivo? Però mamma, tu mi metti senza offesa. Un po' d'ansia. Ah, vado di là? Ok. Sì. Vado ad aspettare di là. Sì, accidenti, sì. Allora, io posso rispondere. Sul serio, punti esclamativi. Il pesciolino abboccato mi scrive sul serio, ma che parte del video dovrei recitare? Credi che andrei a recitare con i Pantellas? Troppo divertente. Ma ovviamente la maestra. La maestra? Ok, mi sembra che stiamo un pochettino esagerando. Però qualsiasi cosa per il video dei Pantellas, quindi rispondo sì. Scrivo sì, ci sto. Fatto? Ok, questo iniziando ad essere un po' strani. Capivo della maestra che ne avevano di già fatto uno, ma che devo mangiare tanto. Sono sciocco basita. Vabbè, allora scrivo ok, va bene, mangerò tanto. Zucchine? No, mi dispiace, ma io le zucchine le odio a vita, cioè proprio... Ecco, solo a pensarci ci tossisco, cioè manco se mi pagassero. Allora, scrivo, mi dispiace... C'è qualcosa che non mi quadra. I Pantellas? Le zucchine? Cosa della telecamera nascosta che si è alzata? Forse sta venendo... Ciao! Che cosa stai facendo? Niente, stavo lavorando qui al mio computer. Sì, con la telecamera accesa. Ah, sì! Ciao, Estrelita! Ciao! Stavo facendo un video... Senza di me. Tutorial qui col mio computer per il metodo di lavoro. Sì, sì, un tutorial. Posso un attimo aprirlo? No, niente, cioè, proprio non è una cosa... Ma le Stringitas, secondo me, non lavorano, non gliene frega niente. Vabbè, lasciamo stare. Ma tu, proprio tu, sai qualcosa delle zucchine? Delle zucchine? Zucchine? No, proprio niente. No. Cioè, so che non ti piacciono, che le odi. Odio. E basta, tutto qua. Vabbè, che facciamo? Allora, mamma. Spegniamo la telecamera? Secondo me non stavi facendo un video sul lavoro perché ti conosco. No. Allora, o mi dici il vero scopo del video che stavi facendo o mi vado subito a guardare le clip? E va bene, te lo dico! Allora, ti stavo facendo uno scherzone perché ti ho scritto io al posto dei Pantellas e ci sei cascata! Ma ti rendi conto?
fatto credere che avevi perso le cose. Ma dai, hai fatto pure una punizione, non ti bastava solo quella? E siamo pari, 1-1. Votate lo scherzo più bello, sicuramente il mio. No, è il mio, è il mio. Guardate quanto era una pupata. Ah, tu ti sei persa la memoria. Vabbè, comunque. Non mi toccare. Vieni qua, siamo pari, dai. Facciamo pace. Pace. E allora, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi e cliccate la campanella. E adesso vi mandiamo tantissimi besitos scherzosi. Ci vediamo al prossimo video. Te l'ho fatta, ci sei cacata.